Che da anni che vogliamo, pungoliamo le istituzioni, pretenderemmo quello che è un fatto scontato, di avere almeno il 20% di succo all'interno dei succhi chiamati aranciate, che vanno fino al 12%. E non solo quello, tracciare e rintracciare quello che arriverà fino al 20% significa veramente ridare vita a un settore primario importante, ma anche garantire al cittadino consumatore un prodotto di altissima qualità che solo noi nei nostri territori possiamo assicurare senza che nessuno me ne voglia. Ecco, negli ultimi tempi voi avete detto sono state favorite le lobby perché lasciare le aranciate senza arance. Guardi, si fa un passo avanti, c'è una famosa canzone, si chiama un passo avanti e un passo indietro, vincono i passi indietro, si cerca di andare oltre l'ostacolo, non riusciamo a fare che cosa? A vincere il blocco, di superare il 12%. Chi è l'avversario? Che non è un avversario, è un competitor, è l'industria. L'industria vuole le mani libere di comprare il prodotto dove vuole e di continuare a mettere glucosio, acqua e zucchero per arrivare dal 12% al 100% del succo.